un trionfo di Margheritone, anzi di Gerbere. Gerbere. Oh, esatto. Hai visto, sono preparata. Allora, bentornata, Maria Bruni. Allora, Giacomo, che cosa facciamo oggi? Allora, io intanto ho portato la gerbera come fiore del giorno, diciamo, perché mi piaceva l'abbinamento di colori sul giallo-arancio, un po' campestre, esatto. E quindi richiamiamo un po' le margherite. E ho pensato al lunedì di Pasquetta, quindi al pranzo fuori porta. No, è giusto. E quindi, anche per Pasqua, però insomma, immaginando magari una giornata fuori porta, insieme al picnic classico. Però non è bel tempo, perché insomma, le notizie, gli ultimi giorni. Tutto il più ci portiamo l'ombrello. Esatto. E quindi ho pensato a un cestino da picnic, in versione piccola chiaramente, da riempire e farcire con i fiori. Uh-huh. Ne ho portate due versioni, ho portato quella al naturale, quindi così come nasce, e questa sbiancata, perché si possono anche ricolorare con dei classici spray in tinta, quindi bianco è sempre adatto, ma volendo anche un po' funzionare vivace. È un cestino, davvero, eh? Io ho già... Iniziamo a predisporre la spugna all'interno, che sarà divisa in tre blocchi, uh-huh. E leggermente anche tagliati in maniera tale da poter seguire la forma del cestino, uh-huh. E quindi li vado semplicemente a incastrare. La nostra spugna multiuso, sì, è immancabile. Esatto. È bellissima. Quindi cerchiamo di riempire chiaramente anche tutta la superficie del cestino. E poi per comodità di lavoro vado ad agganciarmi velocemente le parti alte, così non ho poi il problema mentre inserisco i fiori che mi incaschino, uh-huh, rovinando tutto. Uso un filino di ferro appena appena girato e vado quindi a iniziare l'inserimento dei fiori. Certo. Metto comunque delle foglie di base, anche se nel risultato finale non si vedranno, perché comunque vado sempre a coprire la spugna. Si vede soltanto, ecco sì, si vede appena soltanto appena sì, insomma, sì, che fa da letto ai, esatto, nostri fiori. Il tappetino su cui mettiamo i fiori. Sì, nel dubbio che si possa vedere la spugna io la copro sempre. Sì, ma Giacomo non fa foglie nulla. No, adesso gli diamo una foglia. Ecco appunto. Intanto perché voglio vedere. La camicia a quadri per il picnic. Bravo. Un po' di impegno già ce l'ho messo. Foglia d'aralia, questa è una aralia mini, piccolina, e la vado semplicemente a impostare all'interno della cestino facendola leggermente sbordare. Non è necessario chiaramente coprire tutto, però almeno far vedere un minimo di verde. Eh sì. Se riesco a romperla, mettere... no, invece... No, si vede che è abbastanza forte, è abbastanza resistente quella foglia. Così? Allora, la facciamo sì, aderire comunque alla spugna, perché poi adesso andremo a inserire subito sopra i nostri fiori. Uh-huh. Come fiori, ovviamente, io ho portato, chiedo una cortesia, sì, quel vasetto, esatto. Perché ho portato dei fiori già, diciamo, tagliati più o meno a misura e... per poter alternare un lato e l'altro magari in maniera diversa, quindi delle gerbere un pochino più grandi e delle mini gerbere, stessa famiglia, nel formato mini. Ma sì, gerbere o gerbere? Questo è il dubbio, io l'ho sempre chiamata gerbere. Io anche. Gerbere, poi mi sono sentita ieri, no, domani parliamo di gerbere, non di fiore. No, allora, su questo no, c'è sempre un po' di dubbio, dipende dall'interpretazione. Io le chiamo margheritone, grosse margherite, insomma, taglio la testa al toro. Stamattina ho pensato, la prima cosa, ho detto, vedi, porto delle Daisy Flowers. Sempre oltre. Sempre oltre, che ricordiamo dà anche il nome, certo, al tuo sito, daisyflowers.it, anche www.flaviabruni.it, dove potete chiaramente trovare tutte quante le informazioni sia sulla scuola, sia sui corsi, sia appunto sulle creazioni, perfetto, di Flavia. Allora, che poi scherzavo, perché in realtà Daisy è margherita, questa in realtà fa parte della famiglia delle margherite, ma non lo è, perché chiaramente ha un formato molto più grande e soprattutto lo troviamo in tantissimi colori. Mentre la margherita tradizionale è chiaramente sul bianco, e le associamo sempre però alla primavera, alla gioia, al risveglio, no? Esatto. Allora, io sto tagliando questi fiori e li sto inserendo con l'utilizzo di un bastoncino, perché chiaramente avendo la foglia ho difficoltà poi a inserire, a bucarla. Certo. Quindi faccio questa manovra e li sto tagliando in realtà con una tronchesina, non con la classica forbice, perché questi fiori hanno all'interno già un filo di ferro che io ho precedentemente inserito per garantirne la stabilità, perché la gerbera notoriamente viene ferrata in quanto, avendo la testa molto larga, tende a buttare giù il capolino. Grazie. Esatto. In questa maniera la nostra posizione rimane stabile. È difficile mettere dentro... Allora, la ferratura interna è una tecnica abbastanza professionale, quindi chiaramente non è da provare, no, per tutti. Però possiamo fare la ferratura esterna, che velocemente, tanto poi a riempire il cestino ci mettiamo poco, la facciamo vedere al volo. Si procede inserendo, inserendo il filo al di sotto della testolina, facendolo fuori uscire al centro del nostro fiore, poi facciamo un piccolissimo cappietto e lo facciamo di nuovo sparire
all'interno della, esatto, si vede più. E poi la parte, diciamo, che resta la vado ad avvolgere. Ovviamente io qua avrei potuto fare anche questa ferratura, in quanto andando a finire all'interno del verrebbe cestino non si vede, quindi chiaramente a casa, se si vuol fare una cosa che resta. Ma e tu, questo l'hai messo all'interno? Questo l'ho messo all'interno perché la gerba era la particolarità di avere un canaletto e quindi con un po' di pazienza si riesce a... E quella è la pazienza. Questa però è una tecnica. No, io guardavo, avere, no, guardavo, ho detto, ma questo sta dentro e quello sta fuori. Vabbè, ecco, iniziamo. Sia per chi ha pazienza che per chi non ha pazienza. Insomma, adatto per tutti. Tanto non si vede sul verde. Sì, era giusto per far conoscere qualche tecnica in più a casa, insomma, perché i trucchi ci sono, bisogna insomma andarli un po' a scovare. Possiamo alternare materiali diversi, io faccio un lato così poi mi aiuti a completare l'altra parte. Va bene. Sì, nel frattempo, mentre noi tagliamo, mentre Giacomo continua a tagliare i nostri fiori, noi ci fermiamo, un colino, un pizzichino di pubblicità e torniamo subito per vedere il nostro lavoro completato, restate con noi. Esagerato. E allora bentornati in studio. Giacomo, cosa stai facendo? Io mi sono allenato col martello a casa e allora ecco, però è un altro lavoro, però dovrebbe riuscire a entrare. Hai paura di bucare male la foglia, di la verità. Vedi, insomma, tutti quanti i sistemi ce la fanno. Ecco, allora, il fiore l'ha messo, Giacomo. Bravo. Oltretutto lo mettiamo un pochino invece così, lo mettiamo un po' sporgente, ecco, perché noi dopo chiuderemo il nostro cioè cercheremo comunque di flettere leggermente. Andiamo a continuare il lavoro. Io ho portato altri piccoli fiori che possono andare sempre sulla tonalità, come il ranuncolo. Quanto è bello il ranuncolo! Quanto mi piace. Guarda le sfumature che ha poi. Le sfumature che ha, ma poi è veramente. Cioè, ieri abbiamo puntato tutto sui ranuncoli. Ieri abbiamo parlato proprio di questa, come vanno curate, che ha bisogno di tanta acqua. Sì, di tanta fiori, acqua, sì, però anche sono fiori. Sì, sono anche fiori i ranuncoli hai messo il coso interno? No, soltanto la gerbera. Andiamo a ferrare internamente. Poi ho portato della stranzia. Io già l'ho preparata in piccoli mazzetti perché hai cambi molto teneri, quindi l'inserimento singolo diventa un po' laborioso. E questo te lo fai te? Hai messo esatto, qui l'ho messo esterno, il filo più leggero perché sono mazzetti piccoli. E questi ci serviranno un po' per, diciamo così, dare ancora di più l'effetto bucolico. Ma quando buchi con questo bastoncino buchi anche sotto la spugna, sì, ovviamente, non soltanto la foglia. Procedo, diciamo, un pochino in fondo e poi continuo a spingere invece i fiori finché non sono, diciamo, completamente inseriti da soli. E qui veramente possiamo riempirlo questo ci fa un po' da centrotavola oltre che da cestino da picnic, non è che te lo porti fuori, cioè te lo fai veramente no. Se apparecchi la tavola in giardino possono essere delle idee da regalare, comunque centri tavola, insomma, anche da appoggiare semplicemente in casa per fare una macchia di colore, diciamo, adesso incontro la primavera, non è che è necessario. Senti, ma la gerbera o gerbera, come meglio credete voi, quanto dura? Dura parecchio nella spugna, no? Allora, se il fiore è fresco dura tranquillamente una settimana, considerate che con la ferratura rimane quasi imbalsamato, quindi chiaramente tenderà un po' magari a perdere il colore, magari qualche petalo, ma comunque rimane immobile nella posizione in cui l'abbiamo. Allora Giacomo, io inserito. Continuo a tagliare i fiori. Sì. Io vedo, l'ho detto, perché tu devi. Con le uova sono già in dimensione cucina. Ve lo preparo per cucina. Un po'. Sì. E comincio a incamminarmi per la cucina. Sì, assolutamente. Fai bene il lavoro anche te, Monica. Però, ti controllo da lontano. Io poi guardo, l'ovetto, mi raccomando. Mi raccomando, cucina bene. Allora, continuiamo a fare il nostro cestino. Inseriamo anche delle rose, insomma, i fiori poi diciamo chiaramente si possono scegliere, più che altro andiamo sulle tonalità, quindi rimaniamo sull'arancione che fa molto allegria. Oltretutto le gerbere hanno un significato, come tutti i fiori, che rappresenta la semplicità. Perfetto. Quindi quale migliore occasione, insomma, di un cestino di così campestre. Però a seconda del colore cambia il significato. Esatto, però come per molti fiori hanno dei significati mirati. Nel caso dell'arancio, ad esempio, rappresenta l'allegria, la felicità. Quindi insomma diamo un po' di spinta a questa primavera. Meno male, giallo, arancione, danno. Anche perché veramente in questi giorni purtroppo il tempo non... A Roma no, però insomma nel nord Italia neve, pioggia, gelo, insomma la sta facendo da padrone. Io insisto con la mia primavera, prima o poi arriverà. No, prima o poi arriverà, sicuramente qua, diciamo, arriverà. Noi continuiamo Guarda, puoi tagliare un'altra bacca di pericum, che sono queste bacchette sempre che ho già così, presentato. Sì. Io taglio così. Anche un po' più corto. Un po' più corto, sì. Diciamo che siamo quasi in conclusione.
le andiamo a inserire anche qua. Chiudiamo un po' tutti gli spazi, quindi alterniamo i fiori in maniera da ottenere un effetto, diciamo, di riempimento. Sì, servono più che altro così, molto piccolo, non altri fiori, immagino, no? No, adesso mettiamo un po' di verde. Io ho portato delle piccole, dei rami già tagliati di wax flower o fiore di cera. Così. Stiamo vedendo nel frattempo il tuo sito, dove lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche prima, dove ci sono tutti i corsi, tu continui a fare i corsi. È bravissima come insegnante, un po' severa, però pretende dai propri alunni. Mi devo preoccupare, perché me lo dicono in tanti. Davvero? Sì, sì. Voglio dire, sai, autorità, e questo insomma può essere anche un pregio, non sono solo un difetto. Sono un po' pignola, quello sì. No, allora, perché? Non ce ne eravamo accorti, per quale motivo? Allora, continuiamo. Allora, io che cosa posso fare nel frattempo? Puoi tagliare anche tu, ti sposto questo, così puoi andare a completare nella parte bassa.